Nella chiesa di San Michele in Cioncio è inaugurata la mostra fotografica Leggi Pistoia, un percorso con le piante della nostra città, forme, colori e luci. L'allestimento è stato realizzato dall'Associazione Vivaisti Pistoiesi nell'ambito della rassegna Leggere la città, quest'anno sul tema Lo spazio pubblico. Massimo Caradori e Luca Mazzoncini gli autori delle suggestive immagini proposte. Un'iniziativa che abbiamo voluto perché ritenevamo di dare degna chiusura a questa manifestazione che avevamo fatto per Natale, quella di appunto di adornare la città con le piante illuminate. Grazie all'intervento ovviamente anche dell'amministrazione comunale, e visto che c'era questa opportunità di questa manifestazione, di queste giornate appunto dedicate alla nostra città e che probabilmente ci saranno e ci sono tantissime persone, volevamo far mostrare a chi non l'ha visto durante le feste di Natale quello che i vivaisti riescono a fare quando si uniscono, in questo caso sotto l'insegna dell'Associazione Vivaisti che ha sponsorizzato questa manifestazione durante le feste. E quindi vogliamo essere soggetti attivi come lo siamo nella realtà economica di Pistoia anche durante questa manifestazione della nostra città. Per me la fotografia deve esprimere delle emozioni, e quella sera che ho scattato queste foto, pur essendo una giornata di pioggia fredda, era riscaldata da queste piante che esprimevano delle emozioni, esprimevano delle tradizioni che sono proprie della nostra città. All'interno di questa mostra si può vedere come le piante sono belle non solo nel momento del loro migliore rigoglio vegetativo, ma anche in un periodo come quello natalizio in cui la stragrande maggioranza delle piante sono assolutamente in riposo, molte specie sono senza foglie e però mostrano lo stesso la loro bellezza e ci mostrano una possibilità di utilizzazione delle piante che è diversa a quella, diciamo, più comunemente conosciuta, e quindi credo che sia un ulteriore elemento per poter valorizzare la nostra produzione e per poter dire che con le piante si può abbellire le città e dargli un senso e far vedere che le piante possono, come si dice, maritarsi con i muri anche laddove non ci sono mai state. Pistoia, la città del vivaismo, ha delle piante meravigliose, riconosciute, esportate in ogni parte del mondo. Poterle vedere, vivere, apprezzare all'interno della città storica, sul di contorno e di arricchimento di alcuni luoghi magici è stato sicuramente un completamento che tutti hanno riconosciuto. Il vivaismo per molti anni è stato ai confini della città, ora finalmente da un lato con una classe politica nuova e dall'altro anche con una classe imprenditoriale nuova, il mondo del vivaismo sta entrando dentro la città. La mostra che stiamo a vedere qua, che è alle nostre spalle in questa bellissima chiesa, è un elemento che fa vedere l'inizio di questo percorso. Dobbiamo esserne contenti, ma assolutamente partire dal presupposto che questo è un primo passo. Siamo molto lontani da quella Pistoia città del verde che potrebbe essere la vera scommessa sul domani a livello di promozione, di economia e di cultura.